È iniziato un nuovo anno scolastico, ma la carenza di personale e le criticità strutturali degli edifici creano delle difficoltà, problematiche che si verificano anche sull'isola di Ischia. In tal senso, l'impegno della città metropolitana di Napoli è intervenire per azzerare i doppi turni e dare a personale scolastico e studenti maggiore stabilità. Così ai nostri microfoni il consigliere con delega alla scuola, Domenico Marrazzo. Noi subito dopo il post terremoto abbiamo rimesso in sicurezza tutti gli istituti di nostra proprietà. Ancora oggi, proprio stamattina, mi veniva comunicato dalla preside del Mennella che bisognava appunto completare i lavori per quanto concerne l'impianto elettrico nell'ex tribunale. Noi in tempi rapidissimi abbiamo messo in sicurezza e abbiamo ripristinato le aule nell'ex tribunale, l'abbiamo concessa al Mennella al fine di evitargli i doppi turni. Il piano terra adesso è completo per quanto riguarda tutte le opere murarie, manca soltanto l'impianto elettrico che questa mattina ho sollecitato, quindi nel giro di qualche giorno cominceranno anche lì i lavori. Per quanto riguarda le zone terremotate che sono di maggiore sofferenza, che aggiornamenti ci sono? Allora, per quanto concerne, sempre le dico, per le scuole, se lei ricorda lì al Mattei, il Mattei fu completamente interdetto. Noi nell'arco di qualche mese abbiamo fatto tutti i lavori di messa in sicurezza, il Mattei fu riaperto, è stato riaperto entro la fine dell'anno scolastico del 2018. Quindi massimo impegno da parte della città metropolitana, c'era stato anche un annuncio di acquisire un immobile per renderlo un istituto superiore, qual è la situazione al momento? Assolutamente sì, abbiamo dato seguito a un ordine del giorno approvato dal Consiglio metropolitano all'unanimità. Tant'è vero che è stata inviata al Comune di Ischia una nota a firma della città metropolitana per la verifica di immobili disponibili alla vendita da parte dell'amministrazione comunale alla città metropolitana. Siamo in attesa di risposta. Nel momento in cui ci sarà data la disponibilità, dopo l'iter siamo nelle condizioni di poter acquistare un immobile sull'isola di Ischia, così evitiamo che qualche istituto che ancora sta facendo i doppi turni sull'isola non li faccia più e quindi ristabiliamo una normalità e risolviamo dei problemi che già c'erano prima del terremoto.